Oh, guardate che bella sceneggiatura è questa. Per la precisione, questa è la sceneggiatura della serie La Teoria dei Birilli, che ho scritto insieme a Paola, Max e Serena e che dovrei dirigere e interpretare. Sì, che dovrei, perché per adesso non siamo ancora riusciti a trovare il budget necessario. Ed è proprio per questo che a me risulta difficile anche vivere la mia vita quotidiana, come per esempio guardare la TV, navigare su internet, oppure guidare la macchina. Mi risulta difficile perché sento le voci, anzi la sua voce, la voce di Carlo Rossi, il personaggio protagonista della serie La Teoria dei Birilli. Sì, perché lui vuole uscire dalla mia testa, dalla mia fantasia, dalle pagine della sceneggiatura. Lui vuole vivere, vuole raccontare la sua storia. E infatti... Sono bloccato nella tua mente, Michele, sono nella tua mente, dammi vita, Michele! E sono dentro il tuo cervellino di merda, fammi uscire! Pronto? Ciao, Michele! Com'è? Insomma, visto non si trovi il budget, la serie non si farà mai. Devi stare tranquillo, la serie si fa. Si fa, è solo questione di giorni. Te lo dico io, te lo dicono la Serena, Max. La serie si fa, è solo questione di tempo. Ma Paolina, io ho Carlo Rossi nel cervello. Mi dà pace. Si fa, Michele, te lo garantisco. La serie si fa, però ora devo tornare a lavorare. Bene? Si fa! Sì, va benissimo, ci sentiamo. Ciao. Non so come facciano, e sono autori come me, ma stanno così tranquilli loro. Io... Aiuto, sono Carlo Rossi, il protagonista della serie, aiuto! Fammi raccontare la mia storia, vi prego! Aiuto, aiuto! Sono Carlo Rossi! Fatemi uscire! Fatemi uscire, aiuto! Michele, fammi uscire! Dammi vita, fammi uscire da qui, fammi uscire da qui! C'è una storia da raccontare, la teoria dei birilli, la teoria dei birilli, voglio raccontare, la teoria dei birilli! Insomma, ragazzi, per me realizzare questa serie è diventato un po' come il parto di un figliolo. E infatti, come quasi ogni donna incinta, mi disgusta anche il sapore del caffè. Michele! Michele! Fammi uscire! Voglio uscire! Voglio uscire! Fammi uscire! Voglio uscire! No, tu sta dentro! No, signora, signora, non diceva... Signora,